Cari amici, buongiorno. Sono vostro pasticcere Mauro Cominoli. Oggi faccio un video su richiesta di un amico che ha richiesto se si poteva fare un video sul lievito madre, su come fare il lievito madre. Allora, ci sarebbe da parlare per ore, per giorni addirittura, per la questione lievito madre, però diciamo che se volete veramente provare a farlo, possiamo cercare di sintetizzare al massimo la spiegazione. Facciamo così, iniziamo. 100 g di farina forte e 50 g di acqua. Naturalmente un'acqua con poco calcare. Se possibile non un'acqua delle bottiglie di plastica, ma un'acqua del rubinetto potrebbe già andare bene. Se non ha dentro tanto calcare va bene. Cosa facciamo? Mischiamo questi 100 g di farina e questi 50 di acqua, li mischiamo e creiamo una pallina. Adesso noi stiamo mischiando questi 100 di acqua e 50 di farina e creeremo una pallina. Adesso vi faccio vedere. Quando abbiamo finito di creare questa pallina, cosa facciamo? Gli facciamo con un coltello una croce segnata dentro nell'impasto, che serve praticamente per favorire la lievitazione e per vedere anche il livello di lievitazione che ha tenuto il nostro impasto, e la lasciamo riposare dentro un recipiente come questo, levando il tappo, un recipiente alto, mettiamo la nostra pallina all'interno e la lasciamo riposare per 48 ore. Dopo queste 48 ore noterete che la nostra pallina inizia a ingrandirsi piano piano. Dopo queste 48 ore la leviamo, valuteremo se scartare la parte esterna della nostra pallina, se è diventata dura la scarteremo e rimpasteremo di nuovo il nostro lievito. Peseremo il nostro lievito, valuteremo se, immaginiamo che pesi 100 grammi, cosa faremo? Aggiungeremo altri 50 di acqua, rimetteremo gli altri 100 di farina e lo rimpasteremo ancora. Quando arriveremo alla fine dell'impasto lo rimettiamo dentro nel nostro barattolo e aspetteremo di nuovo altre 48 ore per fare un altro rinfresco. Quando sono passate le successive 48 ore, cosa faremo? Faremo di nuovo un altro rinfresco, pesiamo il nostro lievito, mettiamo la metà del peso del lievito in acqua, aggiungiamo il peso del lievito in farina, lo rimpastiamo ancora e lo lasciamo lì ancora per altre 48 ore. Questa cosa deve essere fatta almeno per 3-4 volte. Dopodiché cosa dobbiamo fare? Invece di 48 ore faremo i rinfreschi ogni 24. Stessa identica cosa, peseremo il lievito, aggiungeremo il 50 del peso di lievito in acqua e dopo aggiungiamo il 100% del peso in lievito in farina e lo rifacciamo per 15 giorni. Questo, certo, è una procedura molto lunga. È una procedura molto lunga. Ora abbiamo fatto la nostra pallina. La nostra pallina gli faremo un taglio a croce in mezzo con un coltello, andremo giù un mezzo centimetro, e la posizioneremo all'interno del nostro bicchiere. Sopra, nella parte alta del bicchiere, metteremo una pellicola trasparente, bucherellata, di modo che il nostro lievito inizi a respirare. Lo lasciamo in una parte come la cucina, dove abbiamo una temperatura abbastanza calda. Se riusciamo, sarebbe bene metterlo vicino a un posto dove abbiamo la frutta, specialmente se abbiamo le mele, che aiutano molto la lievitazione del nostro composto. Ora vi faccio vedere. Abbiamo fatto la nostra pallina, la metteremo all'interno di questo vasetto. Ma prima di essere messa all'interno del vasetto, facciamo una croce con un coltello. Adesso vi faccio vedere. Facciamo una croce sopra il nostro lievito, in questo modo. Vedete che abbiamo fatto la croce? Una croce così. Ora posizioneremo la nostra pallina all'interno del nostro vasetto, come abbiamo fatto, applicheremo sopra della pellicola trasparente, adesso lo facciamo subito,
Mettiamo la nostra pellicola sopra il nostro vasetto, in questo modo. Bucherelliamo con uno stuzzicadenti la parte sopra della nostra pellicola e lo lasciamo respirare vicino a della frutta in cucina o dove avete della frutta, anche in sala va bene, per 48 ore. E questo lavoro bisogna farlo per 4 volte. Ogni 48 ore bisogna fare un rinfresco. Da qui tirarlo fuori, pesarlo, aggiungergli il 50% di acqua, il 100% di farina, mischiarlo di nuovo e lasciarlo riposare altre 48 ore per 4 volte. Dopodiché cosa succederà? Ne avremo molto, perché se lo raddoppiamo ogni volta ne avremo sempre molto. Le prime volte chiaramente dovremo andare a scaldare il peso fino a quando non sarà pronto. Dopo lo potremo utilizzare, se lo, invece di scartarlo, dopo lo possiamo utilizzare. Se facciamo il pane, se facciamo i cornetti, se facciamo i lievitati, il lievito madre è, diciamo, il lievito migliore che si possa utilizzare. Allora cosa facciamo? Immaginiamo di essere già arrivati al quarto rinfresco. Al quarto rinfresco avremo il vasetto che praticamente è lievitato, quasi, è quasi intero, è quasi chiuso, completamente chiuso tutto dal lievito. Iniziamo a ridurlo e a rinfrescarlo ogni 24 ore. Il rinfresco per i primi 15 giorni dopo le 4 volte va fatto ogni 24 ore. Quindi le prime 4 volte ogni 48 ore, dalla quinta volta in poi ogni 24 ore per 15 giorni. Quando arriveremo all'ultima volta, dopo passati i 15 giorni, il nostro lievito sarà pronto. Per sapere se sarà pronto, deve lasciato fuori, il nostro lievito lasciato a temperatura ambiente deve raddoppiare almeno in 3-4 ore. Se in 3-4 ore il nostro lievito raddoppia, vuol dire che il nostro lievito è pronto per essere utilizzato per fare, per dire, i nostri lievitati, i cornetti, il pane, la pizza, le brioche, quello che ci serve da fare. Mi raccomando, utilizzate un vasetto di vetro grosso. Io adesso per fare vedere ho usato questo, ma se riuscite ad avere un vasetto un po' più alto è anche meglio, perché nell'arco del tempo crescerà molto il nostro lievito. E niente, praticamente il video di questo lievito madre è ultimato. Vi ho detto come dovete fare. Se volete sapere di più mi scrivete nei commenti e ricordatevi, cari amici, iscrivetevi al canale per aiutare a supportare ed avere nuovi video e nuove ricette. E cari amici, ciao!